Ebbene sì, come tanti avevano ovviamente indovinato, ho preso un'altra bici. Eccola qua. Allora, questa è una bici con telaio completamente in carbonio, quindi telaio e forcella in carbonio. Anche i cerchi sono in carbonio e quindi è sicuramente un passo avanti rispetto a quella che avevo prima. Pesa molto meno. Io l'ho presa perché avrei intenzione di fare qualche uscita al di fuori di quella che faccio, ovvero per andarci solamente a lavoro e fare qualche salita, e diciamo che con l'altra era un pochino troppo faticoso, vuoi per il peso, vuoi per i componenti che c'erano montati, quindi i pignoni, per chi non sapesse, i pignoni sono questi qua dove la catena, diciamo, fa presa sulla ruota. Dipende da tante cose, ecco, la fatica che uno fa in salita. In pianura bene o male si va benissimo anche con quella che avevo prima. Certo, la differenza c'è, io quando il primo giorno ci sono salito la differenza si nota, è inutile negarlo. Allora, il costo è 1700 euro, è una bici usata, per modo di dire, però, perché come avete visto dalle immagini è completamente, praticamente quasi tutto nuovo. Ha vari pezzi in carbonio, come può essere il reggimanubrio, il reggisella in titanio, e anche le gomme che c'erano sopra erano nuove, tutto quanto. 1700 euro, ma dovete considerare che questi cerchi, ancora adesso che sono usciti da un paio di anni, qualche anno, adesso non so bene la data esatta, comunque costano ancora adesso, si trovano sui 1000 euro, magari se trovate l'offerta ecco a 900 euro, ma comunque appena usciti costavano 1200-1300 euro solo i due cerchi, quindi fatevi un po' i conti di quanto può essere 1700 euro per tutta quanta la bici, considerando che ogni piccolo pezzo, questo, la catena, può essere tranquillamente sopra 100 euro. Cioè, vi faccio l'esempio dei freni, non uno, non tutte e due, ma uno solo, siamo al di sopra dei 100 euro, solo per un freno, ecco, tanto per farvi un'idea, diciamo, del costo totale, di quanto può costare una bici, ecco. È una bici, comunque, che rispetto a quelle di adesso monta ancora i freni appunto così, normali, coi pattini, e non i freni a disco. Io la cercavo così, perché prima di tutto si possono trovare dei freni di questo genere qua molto molto leggeri per chi vuole, diciamo, abbassare ulteriormente il peso della bici. E poi ho una brutta esperienza con un mio amico che con una caduta, ovviamente si è fatto male per la caduta, ma è riuscito a farsi ulteriormente male perché si è fatto un taglio sul polpaccio andando contro il disco della bici. E quindi diciamo che anche per quello, non, da quella volta lì, non ho detto ecco, se mai prenderò una bici nuova cercherò di prenderla comunque non a disco. Adesso fanno anche il cambio addirittura elettronico senza fili. Ovviamente infatti siamo arrivati a delle cifre esagerate per comprare una bici. Cioè il funzionamento è sempre lo stesso, io tocco le leve e cambio la marcia, semplicemente che farlo tramite filo viene fatto tramite wireless, c'è una batteria che comanda il cambio. Però ragazzi, questo è, ovviamente c'è un grande interesse negli ultimi anni intorno alle bici e diciamo che ovviamente i costruttori secondo me se ne stanno anche un pochino approfittando, inserendo delle cose che lasciano un attimo un po' il tempo che trovano. Adesso leggevo che stanno tirando fuori il fatto di regolare la sella elettronicamente, anche quanto sia giù su tutto elettronicamente. Ovvio che tutto questo impatta sul prezzo e vai ad avere poi una bici sì bellissima fuori, che magari non vedi neanche un filo, che tra l'altro qua passano tutte dentro al telaio, quindi vedi solo questi paio di fili qua. Però diciamo che la moda va verso questi canoni e quindi la gente giustamente le acquista e va avanti così. Io la vedo un pochino come un po' il mercato delle macchine, ovvero fino al 2005-2006 la tecnologia che c'era e veniva usata poteva essere ed era utile sia per la sicurezza, ci stava il sedile riscaldato. Poi secondo me da lì in poi diciamo che le case hanno un po' giocato a chi la sparava più grossa a inserire dentro vari sensori e adesso secondo me siamo un attimino arrivati alla follia. Io ragazzi sono un amante delle cose anni 90, diciamo, per dire, ecco, però la mia macchina ha 20 anni, il mio scooter ha 20 anni e quindi capite bene un po' come la penso io. Va bene certi traguardi tecnologici che abbiamo raggiunto, ok, però adesso penso che si stia andando un attimino oltre. Però questo è, tant'è, la gente compra tranquillamente bici da 8-9 mila euro, anche di più.
Voi considerate solo che ci sono dei cerchi che tranquillamente raggiungono i 4.000 euro solo i due cerchi. 4.000 euro solo i due cerchi. Quindi ognuno poi giustamente con i suoi soldi fa quello che vuole, ci mancherebbe altro. Però se io devo dare un consiglio, che ho visto che ci sono qualcuno tra quelli che è iscritto al canale o si sta appassionando o è già appassionato e vorrebbe comprare la sua prima bici, ragazzi, fate voi, però sappiate che tante cose andate a pagare un prezzo adesso molto molto alto per delle cose che poi non so se fino in fondo ne vale la pena. Ecco, ognuno poi appunto farà le sue considerazioni. E basta, ovviamente prossimo video condizione del cat, perché comunque è sempre un canale diciamo fitness più che altro. Poi magari vi porterò più cose anche inerenti alla bici, e soprattutto quando farò la prima uscita in salita. Ovviamente voglio andare a riprovare la salita che ho fatto con la bici che avevo prima, dove avevo fatto ovviamente fatica, mi ho dovuto fare mare 3 volte. Vediamo se troverò effettivamente una differenza rifacendo lo stesso percorso con questa bici qua. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!